voglio le tue tattiche, copiare la poliziotta, la copiare. Ok, forse ho sbagliato, però ho studiato un altro libro. Un altro libro, un altro libro, un altro libro. Mi hai fatto fare una brutta figura. E se per caso mi lancio con la poliziotta, sarò solo colpa tua. Come sai, come non sai, ho letto una guida. Una guida? Oh. Una guida? Quale guida? È una guida che ti fa rimorchiare in tutto. Wow. Ma l'hai già provato e funziona? Certo. Oh, mi dai che ti vengono dietro. Oh, mi devi assolutamente insegnare. Che credo. 100 euro. 100 euro? Perché 100 euro? Perché costa, ovviamente. Ti pare che l'ho avuto gratis questa guida? Ti ricordo che ho fatto una brutta figura l'altro giorno. Questa volta non lo farai. L'altra volta non ho sbagliato, quindi questa volta non sbaglierò. Che ne pensi, sono di 50? No, 100. Qua 100 euro. Questa volta non lo sbaglio. 100 euro, vanno bene 100 euro? E questa volta mi devi far veramente rompere il ghiaccio. La devo baciare. Per rimorchiare la poliziotta devi stare ai suoi ordini per 24 ore. Quindi devo in sostanza farmi controllare la mia vita. Cioè, lei deve controllare la mia vita. Tutta la tua vita, anche quando vai in bagno. Anche quando vado in bagno. Bozzi, sei un amico. Anzi, non sei un amico. 100 euro mi ha costato questo consiglio. Vado subito, ciao. Ciao. La polizia. Scusi! La prossima volta bussa! Poliziotta, allora mi scusi per quello che è successo. No, non si alteri. Diciamo che ho una bella sorpresa per lei. Ho deciso che mi farò comandare da lei per 24 ore! Comandare per 24 ore. Sì, comandare per 24 ore. Lei potrà scegliere quello che io devo fare e non fare per 24 ore nella mia vita. Ma sei impazzito? No, cioè, la spiego. Non è che sono impazzito, però ho deciso di far questo, va bene? Ora che ci penso, potrei farmi dare la carta di credito. Oppure potrei farmi fare la pedicure. Oppure la manicure. È perfetto! Bene, bene, allora, lo sai che ti dico? Iniziamo con la carta di credito. Dammi la carta di credito. Con la carta di credito? Ma che sei tu? Che ci devi fare con la carta di credito? Dammi la carta di credito. Va bene, ecco qua la mia carta di credito. Grazie. Per seconda cosa, un massaggino al piede. Ecco qua. Che rilassante, dai, ancora, sì, dai. Sì, è rilassante, però i miei pollici non le posso. Continua, dai. Sto continuando. Leggermente piano. Leggermente piano, ecco, sto facendo così, va bene? Bene. Ok. Ok, va bene, basta. Adesso vado a fare shopping. Ciao! Shopping? Che senso vado a fare shopping? La mia carta di credito! Ah, senti, volevo dire anche una cosa. Pulisci tutta casa, che quando arrivo la voglio vedere bella profumata. Ciao! Ehi, ciao, Tracy! Come fai? Mi è caduto, come fai? Pulisci, che troppo arriva la poliziotta! Pulisci, certo, e tu cosa fai? Perché dovrei pulire io? Anzi, visto che stai pulendo, pulisci un po' qui la spalla. Che la spalla, mannaggia! Ma perché devo pulire io? Me lo spieghi perché devo pulire io? Devo togliere un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua all'incorno, forse devo prendere da solo un bicchiere d'acqua. Vedi che lo dico alla poliziotta? No. Eccola qua. Eccola qua. Grazie. Il bicchiere, sì, il bicchiere. Ecco qua il bicchiere. Scusa. Come si fa a stare così? Che comoda. Sì, lo so. Ehi, amici. Sì. E come stai, poliziotta? Tutto bene, Foxy, grazie. Me la pagherai! Poliziotta, andiamo a vedere un bel film! Sì.
e io parliamo, eh? Mi spieghi perché non sei approfittato di questa situazione, eh? Io ho approfittato. No, no, ti vai a guardare il film. Ah, preziosa, ovviamente. Cioè, il tuo migliore amico. Una tecnica per farla innamorare. Certo, certo, la tecnica per farla innamorare di me. Mi sta chiamando, sì. Vuoi che vado a guardare? No, non mi guardare in nessun film con lei, ok? Intesi? Intesi. Prima dice di guardare un film e poi scompare. Ti vuole proprio una bella doccia. Sono pronto a farti la doccia. Non si può neanche più andare in bagno in questa casa. Crazy, a posto di essere inutile, preparami un bel toast. Un toast? Ecco, però vorresti questo toast? Con la Nutella. Va bene, te lo preparo subito. Anche quella bianca, grazie. Quella bianca, sì. Va bene, è stato solo bravissimo in cucina. Veloce, ciao. Ah, sono bravissimo a fare i toast. Prendiamo un toast, accendiamo il nostro bel fuocherello. E voilà, mettiamo il toast qua sopra. Ecco fatto. Perfetto, e io intanto guardo qualche storia su Instagram. Na 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 na. La 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 lero, la la la. Oh, belle le storie su Instagram. Ah, vi ricordo, seguitemi crazy_basso_med, ragazzi, è importante. Ogni giorno pubblico un sacco di storie. La la lero, la la la. Ma chi lo vuole, chi lo sa. La la lero, la la la. Oh cavolo! Sto prendendo a fuoco il toast! Non è abbastanza cotto da questa parte. Vabbè, rimettiamolo. Accendiamo di nuovo. Ecco fatto. E voilà! Perfetto! Ehi, ma ci stai mettendo tanto! Ecco qua! A lei servita! Grazie! Ma che cos'è questa cosa? Ma è bruciato! No, è la Nutella! Lo sai che la Nutella... Ma non riesce a fare niente! Ma è buonissimo, ecco! Assaggialo, vedi, Nutella bianca è buonissimo! Va bene, dato che dici così, assaggialo tu! Assaggia, dai! Assaggia! Oh, fa puzza di... come dire... di gas! E questa cosa la dovrei mangiare io! Sì, forse hai ragione, cavolo! Hai rotto, smettila! Ritorna quello di prima, se no ti lascio! Ma io pensavo funzionasse! Ma che cavolo! Scusi! Scusa un corno! Ops! Foxy! Vai! Pusha, pusha! Vai, pusha! Foxy! Come devo partire? Stavi giocando? Quello che tu mi hai detto, non ha funzionato! E la poliziotta si è incavolata con me pure! Un guaio! Perché non ha funzionato? Sai come? Devi essere un esperto! Devi essere un esperto! Rivolgi i miei soldi! Come dire cosa? Dove sono i miei soldi? Al parco. Oggi al parco dove? Dati a una ragazza in cambio di un bacio. Hai dato 100 euro ad una ragazza in cambio di un bacio? Sì, e ho rimorchiato. Hai rimorchiato. Ah sì, e ora rimorchia con questo. Forse ho fatto male a prenderlo in giro. Hai detto bene.